gara che è iniziata in questo momento. Poi allarga sulla sinistra per Viti, palla in profondità immediata per Pezzella che può andare a spazio di fronte a sé, va al cross basso, Pezzella la girata da parte di Esposito che poi subisce fallo, c'è calcio di rigore. Tutto pronto, il fischio di Aureliano, parte Caputo, traversa da parte di Caputo ma non è finita, allontana però la palla la difesa della Sampdoria, rimane in avanti per l'Empoli, il tocco di Pezzella, il colpo di testa liberare della difesa blu cerchiata a parte di Verisischi. Fazzini si ferma, torna da Goglicize, si può girare, dalla parte opposta c'è Viti dentro il cerchio di centrocampo, il lancio per Pezzella, ottimo l'arresto del pallone, il cross in mezzo, Giassi, grande parata di Ghidotti. Yepes, Belemo, Iannou, in area di rigore Iannou parte la conclusione con il destro, si distende sulla sua sinistra Vasquez, dopo averlo messo a terra. C'è da dire che comunque l'Empoli ci sta provando, alcune trame offensive sono decisamente interessanti. Adesso la conclusione di Esposito che trova ancora pronto Ghidotti. Tanto seguiamo l'angolo, palla in mezzo, il colpo di testa da parte ancora di Esposito, salvataggio sulla linea della Samp. Venuti e Iannou, ancora loro sul pallone, si allontana Venuti, Iannou con il sinistro, c'è il colpo di testa vincente per l'1-0 della Samp. Colpo di testa di Romagnoli in anticipo su Caputo e proprio su questa azione arriva il fischio di chiusura di questo primo tempo. Fischio di Aureliano, la finta di Pezzella, parte Esposito che cerca il primo palo aggirando la barriera, molto bravo nel eludere l'intervento del calciatore avversario. Intanto si chiama Esposito in avanti, avanza ancora Esposito, il sinistro raso terra, blocca a terra Ghidotti. Akin Sammiro vede il corridoio centrale per servire Coda, Coda a Venuti, palla sul sinistro, bella parata di Vasquez sulla conclusione di Venuti. Prova quindi l'Empoli la ripartenza sulla sinistra con Pezzella, avanza Pezzella che adesso ha campo di fronte a sé, lo attende Romagnoli, Pezzella all'ingresso dell'area di rigore, prova il sinistro che termina fuori di non molto alla sinistra della porta di Ghidotti, applauso per lui. Stojanovic, As, cross di As, Pezzella ferma il pallone all'interno dell'area di rigore, il palleggio e la conclusione violenta, palla che ha dato soltanto l'illusione ottica del gol. Attacca proprio la formazione di Pirlo sulla destra, Tutino, Tutino in mezzo per Coda, il colpo di tacco per Meulensten che prova il sinistro e trova ancora la parata Vasquez, ha colpito il pallone come avrebbe voluto, poi il lancio di Cacace per Colombo che è in posizione regolare, Colombo in area di rigore, va Colombo col sinistro, trova la respinta del portiere, poi il salvataggio sulla linea, Stojanovic, poi faremo ordine, Stojanovic va sul fondo, parte il cross, la girata di testa di Ekong col pallone che termina fuori. Hanno rimediato i compagni di reparto, tanto tocco di Tutino in area di rigore, attenzione alla Samp che va a segnare il 2-0. Dovrebbe essere Benedetti, credo. Finisce qua l'incontro alla Castellani, Computer Gross Arena. Vince la Sampdoria per 2-0. Un gol per tempo, il primo al 45esimo minuto con un colpo di testa di Coda. Il secondo gol arriva al 34esimo minuto grazie a Benedetti.